cretino. Ovviamente non sta aiutando perché il suo unico sport è attaccare, stare bene e fare anche un po' più di più. E quando si parla di difesa lui risponde ma lei è intelligente, ah? Un buon amico. Francesco, non lo fa, non lo fa. Quando vengo da 3 punti, non va. Quando la palla pesa. Invece l'esecuzione, Davide da 4. Prova a fare un tiro di tabella, non ce la fa. Intanto Marina al tavolo, non so chi sia. Marina al tavolo. Mauro, buttandosi indietro, un tiro di una probabilità assolutamente assurda di realizzazione, a maggior ragione se c'è Benedetto davanti. Intanto De Nardis prova a ributtarsi dentro, riesce a far pervenire la palla a Di Giovanni che realizza due punti facili facili. Quest'oggi preferisce la semplicità dei gesti inconcreti, tipo 3 metri sopra il cielo, che ha insegnato il fratello Lorenzo. Ancora un errore, la partita a questo punto, fallo di Azzalla, basta protestare, c'è il bonus, l'uomo bionico, l'uomo di ghiaccio, e realizza anche il secondo. Non ci può potere. Ricordami il potere. Il massacro da 3 non va e la partita è già finita dopo il primo quarto, quindi a questo punto facciamo un quiz, facciamo il pubblico, è ancora 3 nel campione di Sant'Antonio dopo una bestemmia clamorosa. Secondo me l'anno prossimo già si sta cresando, l'anno prossimo si libera, senza Mauro, ancora sotto a Francesco, vediamo se è liberato, resta, certo il fallo e lo trova, Ferro Di Giovanni, gancio, sbaglia, perché Giovanni, Di Giovanni comincia a sbagliare proprio quando la partita conta, non come Lorenzo, che invece agli attributi quadrati mi sembra che adesso prende fuori, ma l'arbitro, ricordiamolo, il cieco Omero, non vede, Benedetto, Tapino, realizza. Lo facciamo come l'anno scorso, verrà giocata all'ultimo quarto. Dai liberatore, dai. Pasquini fa finta di... occhio Pasquini. Il contrario più motivato con mano, sbaglia un appoggio troppo semplice. E a questo punto Di Giovanni va a realizzare l'ultimità. Migliorato sensibilmente la qualità del giocatore. Udo Carri, punta e realizza. Dai Gianna! Vabbè raga, oh, me ne vado. No, dai! Tanto la schiacciata a due mani. Matteo, solo per poter non pescare il ballo. Solo tu potrai non pescare il protesto. Quindi si è mancato i stati, tutti gli insulti a lui e alla sua famiglia. Un tecnico a Pasquini, vita di Dio, realizza grandissima classe. Quando fa così, mi fa commuovere. Che mi ricorda il Guido un po' la vita. Quasi quasi bene, ecco la rotta di rimando, la partita, dai bomba, dentro, amoroso, questo è il tiro, si butta dentro, Paolo, Sant'Amico, da 3 punti, realizza Sant'Amico, e ci permette a tornare sotto, il capitano, Giuseppe Di Giovanni, il tipo Di Giovanni, e Davide, Davide Spidonati, quadruati da un liberatore attivissimo nelle prime gare e assolutamente coach dell'ultima partita. Un saluto anche agli sconfitti, l'onore al merito a loro che per il secondo anno consecutivo sono arrivati in finale. Che è il premio Guido Carlini, il premio è una cena offerta dalla Chica Cucina. Non sembra dei più forti, ovviamente. È bella schiacciata di dietro.
pensavo di rimettere la stessa schiacciata, e sì, e questa volta mette dentro, riparte, questa volta si cade scivolando ed è 5, sì, vediamo. E Claudio si rifiuta. Ed ecco qui, ha iniziato un grande amore. Chi sarà mai? Scusate, MVP. Guido! MVP, anche se è antipaticissimo più di Salomone, Davide De Nardi! E guardate che coppa, eh! Prepara una...